Per Afrodite, speriamo che Clio torni al più presto. Perché disturbare gli dèi quando hai di fronte a te un loro messaggero al tuo servizio? Come sapevi che mi serviva aiuto? Antusa mi ha detto che ti serve una mano. Clio, una delle nostre ragazze, non c'era alla preghiera di questa mattina. Non era nemmeno a casa sua. Andrei a cercarla, ma non so cosa fare da sola. Forse è stata rapita. Ho chiesto in giro. Uno dei nostri clienti ha visto degli uomini portare Clio su una nave. Erano armati, non ha potuto fare niente. Pagherei molte dracme per liberarla. Armati, portami alla nave. Libereremo Clio. Seguimi. Chi pensi l'abbia rapita? Sarebbe la prima volta che gli uomini del mercante ci danno la caccia. Finché il mercante. Non sapevo che fosse venuto qui, ma quando è arrivato, Corinto è un luogo peggiore. Descritta dal nostro cliente. Ti prego, riportala da noi sana e salva. Ecco, la barca descritta dal nostro cliente. Mia Rizzi si sente. Andiamo! Comandante! Occhi aperti! Qui non siamo al sicuro! Andatura a remi! Arcieri in posizione! Proviamoci ancora! Attenzione! Non sprechiamo più!
attenzione! Arcieri! Pronti a colpire! Arcieri! Ci prenderanno in pieno! Sono qui per salvarti. Salvarmi? Hai affondato la mia nave, pirata! Metti via il coltello. Sono un amico. Che vuoi dire? La tua amica Irina mi ha ingaggiato per salvarti da questi uomini e riportarti a casa. Irina? Avevo assoldato quegli uomini perché mi portassero via da Corinto. Stavi fuggendo. Da cosa? Non hai idea di cosa faccia alla gente il mercante. Le cose che ho visto, nessuno è al sicuro a Corinto. Irina pensava che ti avessero rapita. Lei tiene davvero molto a te. Se tenesse a me, mi avrebbe lasciata andare. Nemmeno Antusa può più proteggerci. Lei non è d'accordo. Non dire sciocchezze, Mistius. Eravamo diretti a Mykonos, che assicura. Portamici e ti pagherò quanto avrei pagato quegli uomini. Va bene, ti porterò lì. La prossima volta che attaccheremo a Mykonos, potrai andartene. Nel frattempo, benvenuta a bordo. Grazie, Mistius. È la cosa migliore, te l'assicuro. Andiamo! Giù! Lontani! Alzare la vela! Facciamo molta attenzione! Pronti con le funi! Cos'è successo? Dov'è Clio?
La tua amica non era in pericolo. Aveva ingaggiato quella nave per fuggire da Corinto e raggiungere un luogo sicuro. E così se n'è andata. E non tornerà. No. Grazie. Lo dirò ad Antusa. Suppongo che da domani pregherò da sola. Mi giuri che è al sicuro? Hai la mia parola. Dobbiamo fare attenzione. Rematori, forza! Preparate la nave all'attracco! Aperti, non devo farmi scoprire. Ecco il posto. È ora di bruciare un po' di scorte.
Ehi, aiuto! Ti prego! Mi hai dato una possibilità. Ti ho slegato. Vai! C'è sicuramente qualcosa. Non può stare qui. Forse non era niente. Thank you.
Sotto. Thank you.
Combatti come uno spartano. Sei determinato. Abbiamo una cosa in comune. Ho visto degli innocenti fra le fiamme. Quelli nel magazzino? Li ho già salvati. Un bravo soldato esegue gli ordini. Uno eccellente è sempre un passo avanti. Grazie. Io sono Alexios. Ti ringrazierei anch'io, se sapessi chi sei. Brasida di Sparta. Sei nuovo a Corinto. Sei una spia anche tu. Una vecchia tattica spartana. Ho i miei metodi. Comincio a pensare che sia un passatempo corinzio. Antusa fa sorvegliare tutto alle sue etere. Ah, Antusa. Non andiamo d'accordo, ma abbiamo un nemico comune. Il mercante. Concordiamo che debba essere ucciso, ma non sulle modalità. E così, anche Sparta ha un problema con il mercante. Cosa sai di lui? La sua rete arriva molto lontano. Corinto è alleata con Sparta. È nostro dovere proteggerla. Allora, ti conviene lavorare insieme ad Antusa. Lei vorrebbe che il mercante venisse flagellato per le strade. Sparta vuole che la sua morte sia silenziosa. Come intendi occupartene? Il mercante domina Corinto. Voglio sostituirlo spargendo meno sangue possibile. L'unico modo per ucciderlo è spodestarlo. È semplice. Già, la diplomazia non fa presa su di lui. Da quanto ho sentito, non mi sorprende. Abbiamo arrestato i suoi uomini migliori. Abbiamo armato i cittadini e mobilitato la città contro di lui. Senza successo. Non resta che passare alle maniere forti. Questo funzionerà. Lo attireremo alla grotta sacra e la faremo finita. Quando lascerò la Corinzia, il mercante sarà morto. Fallo, e Sparta sarà in debito con te. Ero uno spartano un tempo. Un tempo? Finché non fui buttato giù dal monte Taigeto da piccolo, mettato per morto. Sei il figlio del generale Nicolao. Tutta Sparta conosce il tuo nome. E sei qui, vivo. Impossibile. Sono sopravvissuto e sono cresciuto da solo, mentre la vita a Sparta continuava. Non pentirti di essere spartano. I virtuosi perdonano e dovrebbero essere perdonati. Ah, sto cercando mia madre, Mirine. E ho bisogno dell'aiuto di Antusa. Sì, Mirine. Tu non sai nulla di Mirine, vero? So che nessuno dovrebbe mai affrontare una simile tragedia da solo.
e ho sentito che lasciò Sparta quella stessa notte. Nessuno ha dimenticato Mirine. Per quanto ne so, vorrebbe che tutti la dimenticassero. Tu conoscevi Nicolao? Un bravo generale, ma uno spartano testardo. È ricompensato per la sua lealtà. Ma è scomparso e il suo corpo non è stato trovato. È stato dichiarato morto dallo Stato. Non importa. Non lo vedevo da quando ero piccolo. Il passato non si può cambiare. Chi viene allontanato riesce sempre a tornare a casa. I dei hanno solo deciso che devi combattere per farlo. Ah, farla più facile, no? Coraggio. Gli spartani non conoscono la parola facile. Arrivederci, Brasida. Ci incontreremo di nuovo. Sono con te. Abbi coraggio. Thank you.